Devi cambiare termocamino? Questo è il momento giusto. Affidati a Helios, lo specialista dei termocamini a legna, pellet e nocciolino. Se abiti in Campania, oltre al beneficio del conto termico, la regione ti offre un contributo a fondo perduto di ben 4.000 euro. Sì, hai capito bene. Sostituisci il tuo vecchio termocamino con un biotermocamino 5 stelle e spendi solo pochi euro. Chiedi un preventivo gratuito. Ci trovi a Flumeri, zona industriale Valle Ufita. Helios 0825 44 30 04 info@heliostecnologie.it. Helios, il numero uno dei biotermocamini in Italia. A 6 partite della stagione regolare, l'Avellino lancia lo sprint per provare almeno a salire sul podio prima dei playoff. Oggi la ripresa. Sconfitta a sorpresa della Juve Stabia a Foggia, il Benevento è a meno 6, il Taranto bloccato dal Sorrento e stasera c'è il derby lucano Potenza Picerno. Alle 18.30 torna Zona Verde, in studio il direttore sportivo Giuseppe Cannella, in collegamento il duo Moretti e Criaco. La schiacciante vittoria contro Piazza Armerina lancia la Scandone in vetta alla classifica della post-season. Bianco-verdi proiettati adesso verso l'accesso all'ultima fase. Buon pomeriggio e bentrovati con la nuova edizione di Sport Channel News che apriamo con il calcio. A 6 partite dalla fine della stagione regolare, l'Avellino a 10 punti dalla vetta. Può guardare solo alle due piazze d'onore del podio. La vittoria sul Brindisi ha intanto riportato un po' di serenità nell'ambiente, ma sabato contro il Giuliano c'è bisogno di assestare un nuovo break anche in trasferta. L'analisi è di Marco Ingino. Allo striscione del traguardo della stagione regolare mancano ormai solo 6 tappe, 6 sfide, quasi tutte contro avversari in lotta per un obiettivo e con grandi motivazioni che mettono in pari 18 punti. Un bottino tuttora sostanzioso che, analizzando in maniera realistica la classifica, l'Avellino di Michele Pazienza dovrà provare a conquistare quasi in toto se intende soffiare la seconda piazza al Benevento e godere dei favori del miglior piazzamento nella post-season. Chi arriva secondo, come sottolineato da Perinetti, parte in pratica in pole position, perché entra in scena nella seconda fase nazionale paragonabile ad una sorta di quarti di finale. Un vantaggio non di poco conto, sfruttato da 5 delle ultime 10 squadre promosse in B con i playoff, mentre altre 3 sono sbarcate in cadetteria arrivando terze ma partendo dagli ottavi. Un motivo più che valido per affrontare con decisione lo sprint finale, scrollandosi di dosso l'amarezza per il primo posto perduto. Per raggiungere il secondo, nella peggiore delle ipotesi, quantomeno salire sul podio con la medaglia di bronzo, tuttavia, non sarà semplice, soprattutto se si valutano le motivazioni che a partire da sabato a Giuliano spingeranno gli avversari a giocare con il coltello tra i denti contro i lupi. Dopo i Tigrotti, Armerino e compagni ospiteranno il Picerno di Murano, che concorre per lo stesso obiettivo. Poi faranno visita alla Turris di Casarini, in corsa per la salvezza. Il 15 aprile, con data cerchiata già in rosso, affronteranno il Benevento in un match che potrebbe valere mezza stagione. La rincorsa sui Sanniti, secondi a 4 punti, potrebbe quel giorno ridare davvero slancio ai lupi, ma anche rivitalizzare un ambiente in cui il chiacchiericcio di una minoranza da sempre polemica a prescindere dai risultati non facilita di certo il lavoro di una
allenatore è finito sulla graticola e qualche calciatore nel mirino della contestazione. Nella ricerca di questo equilibrio, in campo e fuori, l'allenatore di San Severo si è nel frattempo assorto ancora di più nei suoi pensieri, provando ad apportare quei correttivi necessari per rivitalizzare una squadra apparsa disorientata nel girone di ritorno, in cui, proprio rispetto ai sanniti, i biancoverdi hanno perso addirittura 8 punti. Tatticamente lo sforzo di correggere alcuni difetti strutturali, qualche effetto, lo ha comunque prodotto. Non a caso, anche ad analizzare i numeri, nelle ultime tre sfide interne, il 3-5-2 con D'Ausilio quinto a sinistra, ma anche lo sforzo di sfruttare di più i calci piazzati, hanno portato in dote 3 vittorie in casa, con l'ultima contro il Brindisi decisa addirittura su 2 palle inattive. Segnali certamente positivi, che sono stati il frutto di un lavoro settimanale intravisto pure in alcune giocate contro il Brindisi. Pur tenendo conto della qualità non eccelsa del fanalino di coda, Armenino si è fatto trovare pronto andando a presidiare proprio la zona di Frascatore. Come detto, però, l'esperimento riuscito contro i pugliesi va adesso testato nel prossimo turno a Giuliano contro un avversario di caratura e caratteristiche diverse che nel girone di andata inflisse all'Avellino un brusco stop. Quel passo falso incise non poco sulla classifica e sulla mentalità di una squadra che adesso deve provare assolutamente a ritrovarsi in questo sprint finale, magari tornando ad assestare un break in trasferta. La squadra di Pazienza tornerà nel pomeriggio a lavorare. Sabato c'è la sfida di Giuliano. La Sud intanto raccoglierà o meno l'appello di Marco Armellino, che ha chiesto pace ed unità. Lo scopriremo soltanto nei prossimi giorni. Titti Festa. La prima cosa da fare è quella di non guardare la classifica, perché gli impianti hanno fatto già abbastanza danni. Basti pensare solo a come sarebbe potuta cambiare la classifica con 2 vittorie con Potenza e Monterosi. L'Avellino invece deve ripartire dal successo con il Brindisi e anche dalle parole di Marco Armellino. Partiti con presupposto cercare di vincere il campionato. Adesso siamo lontani dal primo posto, quindi capisco la loro delusione. Però dobbiamo cercare di ritornare quelli che eravamo. E giustamente loro si aspettano i risultati e pian piano dobbiamo cercare con le vittorie di riportare dalla nostra parte. Perché non ti nego che giocando questo finale di stagione, quello che sarà con i tifosi dalla nostra parte, penso che è una forza in più per tutti, per me in primis. Se ci sarà o meno una vera pace con la Sud lo scopriremo nei prossimi giorni, al massimo sabato a Giuliano, visto che spesso calciatori e tifosi si sono confrontati per sciogliere nodi e abbassare i livelli della tensione. Di certo creare un clima di unione potrebbe solo aiutare da qui alla fine del campionato. Intanto sul campo stanno tutti bene, o almeno così sembra, l'unico che rimane sotto osservazione è Varela, che a breve potrebbe tornare a correre e calciare. Per il resto la competizione resta alta, visto che dopo il turno di riposo Sgarbi è pronto a riprendersi la maglia da titolare, con Gori che potrebbe tornare di nuovo in panchina. E poi c'è chi, come capitan Tito, ha perso il posto e aspetta un'occasione per poterselo riprendere, o ancora tanti altri, vedi Michele Marconi, che hanno avuto pochissimo tempo a disposizione per dire la loro. Tante frecce a disposizione di Pazienza, a lui il compito di usarle tutte con intelligenza ed equilibrio da qui alla fine e naturalmente poi nei playoff. Alle 18:30 torna a Zona Verde in studio il DS Giuseppe Cannella, in collegamento anche Vincenzo Moretti e Leo Criaco. Come sempre potete scrivere sulla nostra pagina Facebook per esprimere le vostre opinioni e porre le vostre domande a Titti Festa e Marco Ingino. 26 presenze in campionato e rinnovo fino al 2025 per Manuel Ricciardi. Dopo la gara contro il Brindisi, il numero 2 romano allunga di un altro anno l'accordo con i biancoverdi. Sabino Giannattasio. Scatta il rinnovo per Manuel Ricciardi, l'esterno romano. Dopo un primo anno in chiaroscuro sotto la gestione Taurino Rastelli, in questa stagione è stato praticamente sempre tra i migliori, offrendo prove importanti. Con l'avvento di Michele Pazienza in panchina ed il duro lavoro, gradualmente si è guadagnato la titolarità alla 7ª giornata nella sfida contro il Potenza. Nel match di sabato contro il Brindisi ha raggiunto la 26ª presenza con la maglia dei Lupi, un altro anno per l'ex Ascoli e Legnago, che prolunga automaticamente il suo accordo con i biancoverdi fino al 2020. Un'annata da protagonista, quella del numero 2, impreziosita da 3 gol, uno contro il Cerignola, da 3 punti al photo finish il 25 ottobre,
uno nel 2-2 in casa contro la Juve Stabia e quello del 3-1 a Foggia in trasferta, ma anche 5 assist ad oggi che lo posizionano al quinto posto nel girone C per passaggi vincenti, di cui 2 nel 5-0 di Latina per Patirno, con una partecipazione al gol del 17% e una titolarità del 66%, quarto per numero di presenze ad oggi e 1756 minuti inanellati, a cui si aggiungono un gol ed un assist lo scorso anno. Quinta stagione tra i professionisti per lui, che non aveva mai fatto così bene né in termini di gol e né in termini di passaggi vincenti. Andiamo a vedere cosa è successo nella giornata numero 32 del campionato di Lega Pro Girone C. In attesa del posticipo a Potenza Picenna, il Catania supera 2-1 il Cerignola, l'Avellino 2-0 il Brindisi, 1-1 in Latina Messina, pareggio anche in Taranto Sorrento, 0-0 in Monopoli Turris, 0-0, le vittorie interne di Monterosi 1-0 su Crotone, di Foggia 2-1 sulla Juve Stabia e il Blitz, l'unico fino a questo momento di giornata, è del Benevento che vince contro il Giuliano, la Casertana batte 2-0 la Virtus Francavilla, la classifica recita adesso di Benevento a 6 punti dalla Juve Stabia con 61 punti, 57 l'Avellino, 54 il Picerno con una gara in meno. La Casertana supera il Taranto con 51, resta 50 il Taranto, 46 Crotone Giuliano, 46 anche per il Latina, 42 per il Sorrento con il Foggia. Il Foggia guanta la zona playoff, impensabile fino a un mese e mezzo fa. 41 il Messina, 40 il Cerignola, 39 il Catania, balzo salvezza per gli Etnei e anche vicino alla zona playoff, 37 Potenza, 33 la Turris, 30 il Monopoli, il Monterosi aggancia la Virtus Francavilla, 27, buon momento per la squadra di Scazzola, resta 19 il Brindisi ormai con un piede in Serie D. Dunque, dopo la classifica e i risultati, godiamoci i gol. Manca solo il Monday Night, il derby della Lucania tra Potenza e Picerno, per il resto le solite emozioni nell'ultimo turno del girone C di Lega Pro. Cade il banco di Castellammare di Stabia allo Zaccheria, il Foggia vede i playoff e batte in rimonta le Vespe di Paiuca. Leone porta in vantaggio la capolista dopo pochi minuti di gioco. Poi i rossoneri con Riccardi ristabiliscono subito la parità e addirittura con Ercolani vincono il match. Vince anche il Benevento in rimonta a Giuliano, a segno primi tigrotti di Bertotto con l'ex Messina Baldé nella ripresa delle streghe di Auteri, che è ancora imbattuto da quando Willy Sanniti ribalta la contesa con Lanini al quinto centro in 4 gare e Cicciretti su calcio di rigore. Torna a sorridere anche la Casertana che piega l'inglese 2-0 la Virtus Francavilla al Pinto. Prima Montalto e poi Curcio con un gol per tempo consentono ai falchetti di scavalcare in classifica il Taranto di Ezzolino Capuano, bloccato in casa sullo 0-0 dal Sorrento. Il Latina resta aggrappato alla zona playoff, ma il Francioni viene stoppato dal Messina. A segno primi laziali con Mastroianni, pareggio peloritano del solito Zunno. Un gol di Umberto Eusepi condanna il Crotone e lancia verso il playout il Monterosi di Scazzola, quinta sconfitta per Baldini che non è proprio riuscito a dare la scossa ai pitagorici crotonesi. 0-0 nell'altro scontro salvezza tra Monopoli e Turris, nelle zone basse della classifica a sorridere il Catania, che piega 2-1 il Cerignola nel finale al Massimino. Chirigò su calcio di rigore sblocca la contesa, poi pareggia Malcore. Quando il risultato del pareggio sembra scontato, arriva la zampata etnea di Zammarini. Con Antonio Tedeschi le ultime sul derby lucchiano tra Potenza e Picerno. La 32esima giornata del girone C di Serie C va in archivio con il derby lucano Potenza-Picerno. La squadra, allenata da Marchioni, cerca la rivincita dopo aver perso per 3-1 la gara del girone d'andato. Sull'allora allenatore del Potenza era Franco Lerda. Dal canto suo, il Picerno, con la manita rifilata al Monterosi, è tornato al successo dopo un digiuno di 5 turni, 3 pareggi e 2 sconfitte. La squadra di mister Emilio Longo in trasferta ha subito 16 dei 25 gol totali e sempre lontano da casa non ha mai incassato più di 2 reti in un singolo incontro. Potenza, davanti al pubblico amico, ha segnato più di 2 gol solo in un'occasione, il 3-0 rifilato al Sorrento. Zero tabelle e nessuna illusione, ma per questo Potenza-Picerno è previsto il pubblico delle grandi occasioni. Saranno più di 3.000 i rossoblù che proveranno a spingere i calciatori di mister Marchioni alla vittoria e, tenendo conto che la gara si disputerà appunto questa sera, si può dire che l'indicazione numerica al momento è più che buona. La voglia di Potenza è solo forse sopita ed è in match come questi che si percepisce l'importanza della piazza, anche della provincia. I padroni di casa, in evidente difficoltà, al 15° posto sono a 37 punti, mentre i rivali veleggiano in zona playoff avendo messo insieme 54 punti. In caso di vittoria il Picerno aggancerà l'Avellino.
La parola al campo, unico giudice supremo di una sfida dove è attesa tanta intensità e dove a fare la differenza potrebbero essere i minimi dettagli. Tuffiamoci sul basket perché la Scandone piega 70-58 Piazza Armerina. I biancoverdi adesso si avvicinano all'ultima fase. Ce ne parla Sabino Giannattasio. È una Scandone che nella terza partita di play-in fa scoppiare di gioia il Pala del Mauro e biancoverdi di San Filippo con l'ennesima prova sontuosa superano tra le mura amiche Piazza Armerina con il punteggio di 70-58. È una vittoria importante per Trapani e compagni che adesso salgono a quota 14 in classifica. Guardando tutti dall'alto verso il basso, i Lupi del Basket fanno un passo importante verso la terza fase, quella dei play-off promozione che deciderà le neopromosse in Serie B nazionale, vincendo un incontro tutt'altro che semplice alla vigilia contro una squadra che ad inizio stagione era partita con ben altre ambizioni, partenza forte degli ospiti con l'ala Musichic, che riesce col suo atletismo a perforare più volte la difesa biancoverde. Fizzi segna il primo allungo dei biancoverdi sul finire del primo quarto, 19-11 per i padroni di casa, dopo dei minuti iniziali in cui la squadra di coach San Filippo si è vista sbarrare più volte la strada dagli ospiti. Secondo quarto che si apre con 6 punti consecutivi di Picchi, che sotto le planche fa valere tutta la sua fisicità. Le triple di Soliani e Trapani allungano il vantaggio avellinese più 12 con Avellino che chiude il parziale 38-29. Cianci e Pichi non stanno a guardare, firmano due canestri importantissimi per i biancoverdi che chiudono così il terzo quarto avanti 48-42. Nell'ultimo parziale i Lupi prendono il largo e si assicurano il match con un 70-58. Prossimo impegno della Scandone domenica 24 marzo alle 18 sul campo di Messina. Per sognare adesso bisogna vincere una partita fuori casa, così Nino Sanfilippo, coach della Scandone, dopo il successo contro Piazza Armerina, invece trasente salta il pubblico, bello il sostegno dei nostri tanti tifosi, speriamo di poter aprire presto un altro settore. Io sinceramente mi aspettavo una gara così, perché abbiamo giocato contro una squadra che è l'opposto di quella affrontata la settimana scorsa, una squadra esperta che ha tanti giocatori intercambiabili che giocano nel 4, nel 3, non danno riferimenti, giocano una pallacanestro con poche regole e tanto talento, e noi contro quelle squadre là chiaramente facciamo un po' più fatica, perché decifrare tutto e subito non è semplice. Abbiamo fatto degli errori difensivi, ma abbiamo tenuto loro comunque a 58 punti, e questo è un grande merito ai ragazzi che, nonostante non fossimo fluidi in attacco, per i loro meriti più che per i nostri demeriti, sinceramente hanno giocato una gara solida tenendo un attacco come Piazza Armerina a 59, se non sbaglio. Forse un leggero blackout nel terzo periodo, verso la metà del terzo periodo, dove la luce si è spenta. Sì, abbiamo smesso di fare le cose che avevamo fatto bene, non ci abbiamo creduto più, cioè abbiamo iniziato a pensare che quelli fossero gli errori, invece erano solamente mancanze di tiri, cioè mancanze di percentuali, e abbiamo iniziato a fare cose un pochino strane, però abbiamo ripreso il filo, un canestro molto importante di Trapani ci ha rimesso in carreggiata, e poi abbiamo giocato due buoni attacchi di movimento, ma soprattutto la difesa ha retto, loro dovevano calare e va bene così. 14 punti in questo play-in, Nino, si avvicinano ai play-off? No, nel senso che dobbiamo vincere una partita fuori casa, se no non... è come il break del tennis, per ora abbiamo mantenuto il servizio. Ora dobbiamo strappare il servizio all'avversario. Con Marco Trasente, Marco, seconda vittoria consecutiva in casa, vola la Scandone. Sì, sì, siamo felici, molto felici della vittoria di oggi, sinceramente. Abbiamo giocato contro una squadra molto dura, una partita molto combattuta fino a quasi gli ultimi secondi. Quindi questo fa bene al gruppo, fa bene alla classifica e fa bene ai tifosi. Oggi i tifosi sono stati impeccabili sulle cretinate del Mauro, quasi 1000 a sostenere la tua Scandone. Anche molto rumorosi, oltre alla vittoria, vedere che ci sono sempre più persone che vengono al palazzetto a seguirci è una cosa che ci riempie di gioia, sinceramente. Marco, una dedica particolare per questa bella vittoria? Questa vittoria innanzitutto la dedico a tutti i tifosi che oggi, nonostante i problemi di logistica con il parcheggio, perché c'era in concomitanza la partita dell'Avellino Calcio, hanno riempito i gradoni del palazzetto, quindi penso che la tribuna era quasi gremita, se non del tutto gremita, quindi è una cosa bellissima. Marco, ti faccio questa domanda: se la Scandone dovesse accedere ai playoff, questa curva verrà aperta?
Io lo spero, io spero che ci troviamo un giorno in difficoltà, che abbiamo tante di quelle persone da non riuscire a più ospitare in tribuna, quindi poi sicuramente chiederemo la possibilità di aprire un altro settore. Oggi erano quasi vicino a me i tifosi con le sedie sotto la mia postazione, quindi già c'è fame di Scandone ad Avellino. Fortunatamente. Una delle prime conferenze che facemmo dissi fateci lavorare e poi ci giudicate. Penso che stiamo sulla strada giusta. La Aerons Montecatini vince la Coppa Italia di Serie B di basket contro la Libertas Livorno. Dopo 38 minuti di grande agonismo, Fratto e compagni si arrendono alla bomba di Dell'Uomo, che indirizza il match verso il 74-62 per Montecatini. Nel frattempo la Delfa e Savlino, dopo la pausa, affronterà in trasferta domenica alle ore 18 la Kern Libertas Livorno. Il calcio dilettante, perché il Cervinara sbanca Sapri con Delillo e vede la salvezza. Pari e patta nel derby tra Solofra e Virtus e Costa la panchina. Criscuolo in casa con Ciara. In promozione del Montemiletto vince 4-1 a Baiano e conserva il terzo posto in classifica. Eccellenza e promozione, che sussulto del cervo di Renato Cioffi a Sapri, un gol di Delillo, il quinto nelle ultime 5 partite, spinge verso la salvezza l'Audax, primo del turno in frasettimanale, previsto per mercoledì, una super boccata d'ossigeno per i caudini. Ripoli nel finale salva la Virtus Avellino Santo Stefano a Solofra, i concerti di Criscuolo erano passati in vantaggio con l'ex Rioli Campagnuolo, gialloblu sempre in zona playout, mentre i bianconeroverdi di Filarmonico tirano un sospiro di sollievo. In promozione è la giornata delle goleade, la Savignanese batte 7-0 Lions Grotta al Durante, il giovane della Paulera fa doppietta, poi segnano tutti da Cataruzzo a Verrilli, fino ad arrivare a Memolo, Ciccone e Marino. Il Saviano addirittura segna 10 gol al Carotenuto, tripletta per il sempreverde Beppe Cozzolino. Bene Lions Mons, l'ultimo Montemiletto che mantiene la terza piazza della classifica, vincendo per 4-1 al bello fatto di Baiano. Cochen ne fa due, poi gloria anche per Ernesto Starita e De Guglielmo. Non basta il solito di Costanzo, è granata di mister Rino Criscitiello e dunque va Francesco Sgambati il derby con il fratello Stefano. Calcio a 5, Alessandro Abate perde a Pomezia 4-3 dopo che era in vantaggio per 2-3 durante la partita. Venerdì 29 si va in casa della corazzata Eco City. Genzano c'è da blindare il settimo posto in classifica. Beffa, Sandro Abate, gli Irpini perdono 4-3 a Pomezia. La squadra di mister Piero Basile crolla nel finale dopo aver condotto quasi interamente il match giocato contro i Laziali. Uno stop che fa molto amareggiare il tecnico ed i giocatori che sul campo della formazione laziale hanno giocato una grande partita, ma hanno pagato gli errori piuttosto banali in alcune circostanze che hanno dato l'opportunità ai padroni di casa di credere nella rimonta. I gol non sono mancati, con il primo tempo che si è concluso sul 2-2, alle reti di Wilde per la Sandra Abate al 9:40, di Ozen a 12:40 e Murillo per la Fortitudo a 14:30 e Yerrai al 16. Il secondo tempo ha visto la Sandra Abate segnare nuovamente con Arillo a 1-3, ma la Fortitudo ha ribaltato il risultato con i gol di Michelangelo al 15:20 e Micheletto al 16:30, assicurandosi la vittoria, ribaltando la gara, conquistando 3 punti pesanti per la corsa playoff. Ora la pausa, poi si ripartirà contro l'Eco City Genzano nel prossimo turno. La corsa playoff per la Sandra Abate continua, come conferma il tecnico Piero Basile. Che è una partita, ormai sono, queste sono partite quasi di playoff, no? Sappiamo che per il Pomezia era quasi l'ultima spiaggia questa, quindi sapevamo che dovevamo soffrire fino all'ultimo secondo, no? È stata una partita equilibratissima, bellissima, credo il pubblico si sia divertito. Noi abbiamo avuto l'occasione soprattutto sulla superiorità numerica, no? Perché se riusciamo a fare il gol sulla superiorità numerica andiamo in doppio vantaggio e lì abbiamo più chance di portare la partita a termine, no? Purtroppo abbiamo commesso uno dei pochi errori della gara, forse sul gol del vantaggio del Pomezia, perché abbiamo lasciato credo un uomo, lo devo rivedere, però è stato uno dei pochi errori per il Pomezia. In questo momento il Pomezia è una delle squadre migliori del campionato per come gioca, l'intensità che ha, quindi noi abbiamo tenuto testa fino all'ultimo, no? Abbiamo avuto anche qualche occasione col portiere di movimento, però la partita è andata così e ci prendiamo, diciamo, la prestazione. Dobbiamo correggere qualcosa che non è andato, come la superiorità numerica e magari
qualche errore difensivo che abbiamo fatto, che abbiamo, diciamo, ribaltato la partita a favore loro. Andiamo avanti, ci mancano 4 partite, come dobbiamo cercare di fare punti per centrare prima di tutto l'obiettivo playoff. L'Inter Serinese Volley, campione provinciale Under 19 dell'Irpinia Sannio, dopo una grande prestazione telese in finale con il punteggio di 3-0, uno straordinario trionfo si è consumato nell'attenta struttura Vassallo di Serino, dove i giovani atleti dell'ISVU hanno dimostrato tutto il loro valore. In una partita carica di emozioni e adrenalina, i ragazzi hanno dato il meglio di sé, mostrando non solo abilità tecniche e tattiche, ma anche una grande determinazione contro un avversario che ha lottato fino alla fine. Il supporto dei tifosi in questo match è stato importante per l'Inter Serinese ed è stato fondamentale, infondendo energia e motivazione dopo ogni punto conquistato. Solidarietà e Atletica Mercogliano per la prima edizione di Run for Africa, la kermesse che ha unito sport e sociale ha lasciato il segno nel comune del sindaco Vittorio D'Alessio. Rita Franzese, ambasciatrice internazionale e madrina dell'evento, rappresentante della Fondazione Gauta, elogia l'organizzazione. Grazie Mercogliano, aiuteremo tanti bambini in difficoltà e offriremo loro un bel pasto al giorno. Sport e solidarietà, da sempre è un binomio vincente. A Mercogliano si è svolta la prima edizione di Run for Africa, una maratona di 8 km che ha visto protagonista la città del sindaco Vittorio D'Alessio. La macchina organizzativa, dalla Proloco con Fiorentino Saveriano e Stefania Porraro su tutti, dal delegato del CONI di Avellino Giuseppe Saviano e alle tante associazioni sportive che hanno regalato momenti di socializzazione e aggregazione, hanno reso il tutto magico. Marina dell'evento, editrice di questa raccolta fondi che la Fondazione Gauta invierà ai villaggi del Sudafrica, è stata Rita Franzese, che ha raggiunto Mercogliano da Singapore. La promotrice elogia tutti gli organizzatori con delle parole al miele al delegato del CONI, Saviano. Saviano, grande, mi ha affiancato sempre in qualsiasi cosa che ho fatto a livello di beneficenza. Ringrazio tutta la città di Mercogliano, ovviamente la dirigenza, il comune, per aver messo in scena questo bellissimo evento. Un po' stanca, ma mi sono alzata alle 2:30 con un unico pensiero di vedere la partenza e l'arrivo di questa corsa. Ringrazio tutti i concorrenti che oggi stanno correndo per i miei bambini in Africa. L'ambasciatrice internazionale confida in un bel ricavato da mandare in Sudafrica, in modo da donare un pasto al giorno ai bambini più svantaggiati. Spero di sì. Tutto è bello, già ho avuto una bellissima donazione di magliette sportive, tutto quello che si può fare è grato, guardi, ringrazio tutti per quello che fanno e io cercherò di anche far mangiare, che la società provvede ad un pasto al giorno per questi bambini. Da brividi il messaggio che Rita lancia a tutta la città di Mamma Schiavona. Sicuro per Africa, perché Africa c'ha un cuore che batte oggi per Mercogliano. La grafica azzurra dei social vi ricorda che Sport Channel è sempre con voi, H24 e 7 giorni su 7 sul sito www.sportchannel214.it. In regia Maurizio D'Apruzio, lo ringraziamo per quello che svolge per la nostra redazione. Alle 18:30 c'è Zona Verde Imperdibile con il duo Moretti-Criaco.